parte del sindaco e di tutti i miei colleghi dell'amministrazione comunale. Io ringrazio la dirigente che stamattina non è presente, ma insomma è doveroso ringraziarla per voi per aver accolto questo progetto, tutti i docenti, e chi ha fatto parte della commissione che ha valutato le vostre poesie, dopo ve le presenterò. E che dire, questo progetto Poetando è nato più che altro come un progetto rivolto alla sensibilizzazione. Oggi è il 21 marzo, è la giornata della primavera, siete tutti qui, non avete fatto il filone di primavera, bravi. Quanti di voi avrebbero voluto farlo? Io! E invece no, qui, per la premiazione di un concorso bellissimo a cui voi avete partecipato e siete stati bravissimi. Perché abbiamo scelto di darvi il tema della poesia? Perché appunto la poesia, saper scrivere una poesia è, come dire, saper leggere un po' nella vostra mente, saper ascoltare la voce del vostro io, quello più interiore, e non è facile, saper sognare. Molti di voi hanno scritto delle poesie bellissime che ci hanno emozionato, tutti avete scritto delle poesie bellissime e ci avete trasmesso delle emozioni grandi, e questo è per noi è stato un progetto rivolto alla crescita, concentrato sulla sensibilizzazione, ma rivolto alla crescita, perché se voi ci pensate, aver scritto una poesia vi ha, pensateci adesso che tanto tutti quanti voi avete partecipato, vi ha in qualche modo, secondo me, fatto conoscere un pochino più voi stessi, perché per scrivere una poesia bisogna guardarsi dentro, bisogna confrontarsi con delle emozioni e dei sentimenti importanti che vivete, che vi vengono trasmessi da tutto ciò che vi circonda, da qualcosa che avete studiato, che vi ha toccato da vicino, nel bene e nel male, in positivo e in negativo. Quindi mettere nero su bianco delle emozioni non è facile, e voi ci avete sorpreso perché avete partecipato in tanti a questo concorso, ci avete sorpreso perché ci avete emozionato. Quindi da parte mia un grazie di cuore, perché è stato piacevolissimo leggere i vostri testi. Ricordatevi, ecco, questo, che la poesia è un'arte e va coltivata. Noi abbiamo proposto questo progetto quest'anno, lo riproporremo l'anno prossimo, sperando di potervi gratificare ancora di più. Abbiamo preparato degli attestati per ognuno di voi, dei premi, e speriamo che l'anno prossimo, insomma, abbiamo la possibilità di trovare qualcosa in più per gratificare ancora di più il vostro lavoro, cioè della commissione che ha valutato poi le vostre poesie. È stato un lavoro difficile perché sono state esaminate singolarmente, poi ci siamo incontrati e quindi c'è stata poi una discussione. Io ringrazio la scrittrice Rita Pierfelice, la scrittrice e poetessa Caterina Franchetta, la signora Caterina Franchetta, che sono qui presenti, e ringrazio anche il professore Paolo Diodato, professor Pierluigi Di Clemente, la professoressa Gagliardi di questo istituto, e niente, loro hanno fatto parte di questa commissione, sono stati impegnati, li abbiamo tenuti impegnati nel leggere e nell'esaminare le vostre poesie. Dietro le vostre parole si è aperto un mondo per me che ho accolto con vero coinvolgimento emotivo, perché l'emozione è quella che scavalca ogni confine. Oggi io vorrei che qui noi fossimo tutti in veste, l'unica veste, la veste di esseri umani. Siamo tutti uguali, al di là di titoli, professioni, attitudini, siamo esseri umani uguali, impariamo a riconoscerci attraverso lo sguardo, le emozioni, il battito del cuore, che è quello che regola la nostra vita, le nostre scelte quotidiane. In virtù di questo vi porto testimonianza della poesia oggi qui. La poesia io l'ho riconosciuta in voi, agli albori proprio, sta nascendo in voi, e prometto
Senz'altro tanto, tanto, perché le basi ci sono. Avete lavorato tanto con i vostri insegnanti e si vede da tutto ciò che avete scritto. Siete testimoni del vostro tempo, ognuno a modo proprio, con le proprie parole, con le proprie esperienze, perché poi sono quelle che ti permettono di leggere in una chiave o in un'altra le cose che viviamo. Qui oggi l'ho tanto voluta questa giornata, anche in anni passati, non siamo riusciti ad organizzarla prima. Questo anno mi si avvera un desiderio. Perché? Perché penso che nulla sia sprecato. Ogni esperienza condivisa con un umano impegno, che è quello di comprendersi e fare qualcosa di positivo per chi si ha intorno, per se stessi e per la natura, per il mondo. Ecco perché la poesia è alla base di ogni buona iniziativa volta alla salvaguardia umana, dei diritti umani. Io ho messo la mia poesia in questo cammino. Sono partita da un bisogno personale di scrivere, proprio perché avevo necessità di mettere a nudo tutto ciò che dentro mi dava fastidio, mi disturbava. La prima poesia, questo è il primo contesto in cui lo rivelo, non l'ho mai detto a nessuno, ma la prima poesia l'ho scritta in seguito a un lutto. Persi mia madre e fu il crollo, crollo totale, perché la madre per una ragazza, specialmente della vostra età, è un mito, la madre è tutto. È lì che ho capito veramente cos'era la poesia. La poesia è sgorgata all'interno del mio cuore in una maniera esplosiva, ha tuonato, e da quel giorno non ho più smesso di scrivere. La poesia mi ha aiutata a superare tante cose e poi l'ho messa al servizio del resto della collettività. Prima di tutto, per via della mia professione, ho messo la poesia al servizio della natura, di cui mi sento parte viva, siamo noi stessi natura, la natura non è al di fuori, è dentro di noi. E quindi anche alla salvaguardia dei diritti umani in un contesto di cenacoli culturali, artistici a 360 gradi, si entra in contatto con ogni situazione, si hanno le possibilità di camminare per le vie dei diritti sociali, aiutare il prossimo è la prima regola, grande, unica da seguire. E anche questo che ha determinato la volontà di scegliere una poesia particolare oggi da leggere con voi. Ne ho 300 circa, ragazzi, le leggerei tutte una dopo l'altra, però mi rendo conto che non è possibile. Però ne ho scelta una, perché oggi qui vorrei rivendicare un qualcosa che è molto molto presente ai giorni nostri. La dedico a tutte le donne, la poesia. Ma nella poesia ci siete anche voi ragazzi, nella poesia voi ragazzi siete raggi di sole. Ecco, io vorrei questo, esprimo un desiderio grande come il cielo che ci sovrasta. Vorrei che voi foste nella vostra vita quei raggi di sole che accarezzano il viso di una donna, sempre solo così, mai che bruci. Fate le vostre scelte e di questo piccolo dialogo nostro di questa mattina, intimo, in questo cortile di scuola, vorrei lasciare uno slogan, vorrei che questo ricordaste di me, al di là di chi sono, non ha importanza di da dove vengo, vorrei che ricordaste questo slogan, poi ve ne darò un altro. Lo slogan è questo ed è rivolto a ragazzi e ragazze: amate la vita e difendetela ad ogni costo. Quel guizzo in più. Fortunato quel raggio di sole a cui è dato occasione di disegnare un guizzo di luce negli occhi di una donna. A lui solo sarà svelato un mondo ancora ignoto, fatto di sogni, canti e magia, alchimie che
che affondano nel ventre ancestrale di tutte le cose, lì dove il creato ha emesso il primo vagito. Pallida luna lei, di sicuro era già lì a dar colore all'ignoto. Ne conserva il ricordo nel guizzo di un intuito che felino le illumina l'altra parte degli occhi. Donna, cerchio che si chiude in una tenace stretta attorno alla vita e nel petto il coraggio di sostenere l'insostenibile. Questo premio di poesia è stato voluto fortemente anche da me, perché mi interessa, anche come diciamo semplice impiegata, donarvi e farvi sentire l'importanza della poesia. La poesia non è morta, a testimonianza vi fanno spesso ovviamente studiare poesie di poeti che non ci sono più, ma i poeti ci sono ancora, i primi poeti siete voi. Qui ne abbiamo due, una rappresentante di due, avete sentito Anita Pierfelice, adesso sentirete Caterina Franchetta. Vi dico due cose, sia sull'una che l'altra, molto brevemente, anche perché non vogliono grandi presentazioni. Anzitutto sono di San Giovanni Teatrini, sono poetesse contemporanee e locali. Anita ha pubblicato tre libri, Accarezzami il cuore, Orchidea blu e Ama la vita, e ha vinto, ha conseguito vari premi letterari. Caterina invece, nata a San Giovanni Teatrino più o meno, si è trasferita in Emilia Romagna, dove ha lavorato per diversi anni. Tornata nel luogo natio, si è accostata alla poesia, ma è diventata ben presto protagonista della vita poetica della nostra regione. Lei scrive in lingua e in vernacolo, cioè in dialetto. Ha partecipato e ha vinto diversi premi di poesia e in particolare partecipa alla Settembrata Abruzzese e al Poetry Slam. E in questo Poetry Slam è diventata l'idolo delle nuove generazioni di poeti contemporanei. Questo è un evidente segno di uno spirito giovanile e della voglia di mettersi in gioco. Quindi ve la presento, Caterina Franchetta. Buongiorno ragazzi. Io leggerò una poesia in dialetto abruzzese. Come invito al recupero del dialetto come una ricchezza. È un'altra lingua, è una lingua. Se noi insegniamo ai nostri bambini il dialetto, li prepariamo ad apprendere altre lingue, l'inglese, il francese, eccetera. Quindi è una ricchezza. L'abruzzese può andare in qualsiasi parte del mondo, incontrerà un altro abruzzese e si farà capire. Leggerò questa poesia, però prima la leggerò in italiano, perché magari tanti ragazzi non conoscono il dialetto. La poesia è uno strumento a corde che poggiato a una nuvola di vento viene appresso a me ogni momento e dice: guarda, germoglia un ramo, senti il profumo di quel fiore dischiuso. Io pizzico una corda che mi attira e subito mi torna in mente una parola che fa rinascere ancora la campagna e mi ricreo nel ricordo del passato, quando si mieteva con la falce a San Buceto e si mischiava insieme alla fatica il canto delle mie zie giovinette, canzoni a perdifiato per scordare i guai o per la voglia di cambiare il mondo, io non lo so. Io in mezzo a quelle terre ero una ragazza come voi che portava da bere acqua e vino agli assetati. La poesia è uno strumento a corde che appoggiata alla nuvola di vento ve appressa a me ora e momento e dice: guarda, sta puppana rama, sente l'addore di quel bello fiore. E pizzica una corda come mi dice il cuore e subito marvelmente una parola che fa nascere un'altra volta la campagna. Il mar di crie arriva le timbarrete quando in la faucia gli avevamo a meta e s'ammisticheva sembra la fatia lo canto giovenette delle zie. Canzoni stillende per scordare i guai o per la volia da piana l'umone. E nelle sacce mezza a creterri era una bardascia come voi
che portava acqua e vino all'insetato. Grazie. Terzo classificato, Aceto Brenda, della classe seconda E, con la poesia Io chi sono. Premia Caterina Franchetto. Fondo, persa nel cielo io mi guardo per davvero. Infiniti sono i colori come un prato pieno di fiori. Sfumature più soffici sento grida nei cortili. Tante voci di bambini fanno da sfondo ai miei sospiri. Sotto questo grande cielo si racchiude il mondo intero. Mi domando io chi sono qui seduta sul mio trono. Sono un fiore senza prato, potrei essere un soldato. Non sono nata per la guerra e la vita è così bella. Sono curiosa e originale, voglio amore e non lottare. 12 anni in questo tempo sono pochi e non li sento. Tutto tace in un istante, nel silenzio riposante. I colori scendono lentamente e il tramonto si nasconde, dando spazio alle ombre tristemente. Ciarallo, terza C. Noemi, seconda classificata, con la poesia Il giorno del ricordo. Premia amica preferita. Una rosa rossa, tra tanta terra un solo fiore, tra tanta polvere un solo pensiero, tra tanti numeri pochi rimasti, tra tanti rumori un solo suono, tra tanto terrore pochi sorrisi, tra tante persone un solo ricordo. Brava! Classe seconda E, con la poesia Lettera alla mia amata. Consegna Simone Simone. Lettera alla mia amata. Lettera che un giovane soldato avrebbe potuto mandare alla moglie nella seconda guerra mondiale, sapendo di andare a morire. Così come il timido primo raggio di sole annuncia il nuovo giorno, come un piccolo spiraglio di speranza, dopo un'oscurità durata una notte, che l'uomo aspetta scalpitante, così tu rappresenti per me il bene nella semplicità dell'amore, in questa miserabile vita terrena. Il cielo senza la sua terra non resiste, il pesce d'argento senza l'oceano non respira, l'aquila senza il vento non vola, così io senza te non vivo, amore mio. Ti ricordo tra i gelsomini del nostro giardino, penso alla tua ilarità innocente e sorrido, ti sento vicino. Ti vedo lì, in mezzo agli sguardi assassini dei miei compagni. La tromba chiama all'ordine bestie e uomini. Un nuovo tenore conosciuto, e forse non oggi, non domani, né in un giorno vicino, manterrò la parola data, poiché questo mondo è troppo crudele per essere vissuto. Ma in miglior vita, te lo giuro, amore mio, saremo solo noi due, sull'oro della sabbia, il vento tra i capelli, l'oceano in movimento e il tuo sorriso più splendente, nel futuro che insieme abbiamo sognato. Martina è una ragazza di una sensibilità estrema e ama molto la poesia, le è piaciuta tantissimo una di Emily Dickinson che abbiamo studiato e adesso lei ve la canterà dall'Odola. Martina. L'Odola di Antonio Pozzi. Sorridevamo al domani come bimbi tranquilli.
Angelozzi Samuele, della terza C, con amore vero, e la professoressa Braccia, che premerà il suo allievo. Amore vero, difficile spiegare come incredibile provare. Per noi ragazzi adolescenti rende veri sentimenti. Con un nodo in gola, mentre il mio io fa la ola, vado a cercare quell'amore che ha sfiorato il mio cuore. Bravo! Baccarini Benedetta, c'è? Classe prima B. Per chi è triste, premia la professoressa Franchetti. Io vorrei sfiorare il cielo con le mani, vorrei sapere cosa mi riserva il domani, vorrei avere delle ali per volare dove nessuno ha mai pensato di arrivare, vorrei vedere cosa accadde in passato, quando io non ero ancora nato, vorrei accendere le stelle del cielo, perché è triste davvero. Brava! C'è Odoardi Martina? Martina, terza B! Oh, Martina? Premia la professoressa Cagliari. Vergogna, prima cosa che mi viene in mente, per passare il tempo lo rovina ad altri. Vergogna, persone annientate da chi non sapeva che fare. Vergogna, ed ora l'esto in ospedale, tra la vita e la morte. Ti senti meglio ora? Con la poesia macchinata, vieni Sofia. Mattinata. Il celestrino all'alba, illuminato appena, si specchia sul grande lago e non si vede nessuna fine. È mosso appena il dondolo antico, sul volto un sorriso nuovo. La primavera manterrà le sue promesse. Guardami le mani, di Rabottini Chiara, classe terza A. Guardami le mani a niente, le piegate e i piedi sul ponte, la tempesta sul filo delle ondate e i colori del cielo splendidi e fissi. Canonico Camilla, terza A, 72 anni di differenza. Vieni Camilla, premia la professoressa Paggio. Non c'è? Ah, non c'è. 72 anni di differenza. 72 anni di differenza, un'eternità. Tu che ormai hai quasi finito il tuo tempo, io che l'ho appena iniziato. Che strana la vita. La vita, quella cosa meravigliosa che vivi ogni giorno, che lega il passato con il futuro, come nonno e nipote. Nonno e nipote, come ponti, che iniziano e finiscono, ma legati attraverso il presente, la parte centrale del ponte, che tiene insieme le due estremità. Il nonno, quella persona meravigliosa che ti insegna che la vita è dura, ti insegna che la ricchezza vuol dire essere ricchi dentro, che ti insegna quanto sia bello guardare la veduta da una montagna dopo una lunga scalata. Il nonno, l'uomo per cui vale la pena di vivere. Ragazzi, ve lo ricordate lo slogan che vi ho dato poco fa? Non lo ricordate? Amate la vita e difendetela
sempre. Ditelo. Sempre. Ok, ve ne do un altro. Ragazzi, un attimo. Silenzio, un attimo. Allora, vorrei parlare di una poesia che non è stata premiata, però mi è arrivata dentro. Non l'abbiamo proprio per niente nominata il giorno in cui abbiamo fatto la selezione con i vari giurati, però per me merita particolare attenzione, perché era una poesia dedicata alla libertà e il ragazzo o la ragazza, non so chi l'abbia scritta, che l'ha scritto praticamente, che l'ha scritta, diceva queste parole, le riassumo, non ricordo le testuali ma le riassumo, il senso è arrivato. E diceva: come può chiamarsi libertà un lavoro quando ti priva di ogni libertà? Perché ti sfruttano, perché sei costretto a dei ritmi che non conciliano con la famiglia e tutto il resto. Come può chiamarsi un lavoro libertà? Io ho preso spunto da questo, non so chi di voi l'abbia scritta, ragazzi, però vorrei dire due parole. Il lavoro è libertà, perché senza lavoro non riesci a fare nulla, purtroppo, non riesci a crescere né te stessa né i tuoi figli, siamo legati alla materialità. Però voi siete ragazzi e avete uno spirito di iniziativa incredibile, in crescita, avete lungimiranza perché riuscite a vedere oltre, molto più di noi adulti un po' appannati dalle fatiche quotidiane. Impegnatevi. Perché, e ora arriva il secondo slogan, potete cambiare le cose, potete fare tanto e di più, è meglio di noi, di quello che abbiamo fatto noi. Quindi il secondo slogan, sentitelo bene che lo voglio risentire dopo. Rimboccatevi le maniche, fate qualcosa per cambiare in meglio il lavoro. Perché dipende da tutti noi, ognuno di noi può dare qualcosa in questo. Qual è lo slogan? Rimboccatevi e fate meglio di noi. Un bacio a tutti. Grazie. Vi leggo una poesia e vi parlo un po' di un altro pezzo della mia storia. Io sono figlia di un minatore. Mio padre faceva il minatore in Belgio, quindi ha scavato carbone con le mani, senza mascherine, perché c'erano cose blande a quei tempi, vi parlo di diversi anni, decenni fa. Ha scavato carbone, è stato un emigrante, è andato all'estero, è andato in Belgio, come tanti nostri nonni, genitori. Quindi crescete con le vostre idee, ragazzi, però prima di guardare con scetticismo un individuo venuto da un altro mondo, da un altro paese, per favore non bloccatevi con dei preconcetti, cercate di capire il perché arrivano tante persone nel nostro paese e tante vanno via, tanti giovani scappano per trovare un futuro. Prima di bollare lo straniero, l'immigrato o emigrato che sia, cerchiamo di comprenderne il motivo di questo viaggiare continuo e che possa anche portare bene, che possa essere anche un modo per crescere tutti insieme con delle esperienze in più. Vi porto l'esperienza di mio padre perché è stato il primo che a me ha insegnato a rimboccarmi le maniche in qualsiasi circostanza, ancora di più oggi. La crisi c'è, ma il momento in cui si battono i piedi a terra, ci si risolleva di scatto e si va su con lungimiranza verso vette più alte. Vi leggo la poesia. Si intitola Ne son certa. Se dovessi dipingere un quadro di te, padre, non adopererei troppi colori, solo sfumature di grigio, che accenderei col bianco di una camicia dagli avvolti risvolti su esili braccia innervate di lavoro. Il sorriso poi aggiungerebbe appena un velo di azzurro sui profili dei nostri colli amati e sospirati negli anni di lontananza, costretto in quei cunicoli privi di luce a scavar carbone. Già lo so che acceleravi, perché ogni cesto in più era un passo verso casa. Cappello, maschera e piccone l'aggiungerei quindi al tuo ritratto. Non ci si priva del proprio passato.
un tocco di rosso sulla tela e schiuderei una rosa in ricordo di quel sangue che mi scorre dentro e continua a parlarmi di te e dei tuoi sacrifici. Sangue che troppo spesso hai tramutato in vino ad alleviare le piaghe di quel carbone che ti invadeva i polmoni. Se i tuoi occhi potessero ancora vedere, ti indigneresti. Lo so, ti indigneresti. Non è questa l'Italia per cui hai lottato da partigiano e per la quale hai lavorato da emigrante. E di una cosa son certa, ti rimboccheresti ancora una volta le maniche. Ne son certa, così come io oggi faccio, confusa tra la gente, seguendo un intuito che certo non mente. Vi voglio bene ragazzi, grazie di essere qui. Grazie, grazie a tutti. Quando ci troviamo di fronte al foglio bianco, entriamo nell'imprevisto, entriamo nel mistero. Ecco il mio testo. Entro nell'imprevisto, in punta di scarpette, e scrivo quattro righe di quello che mi accade. E sento che ci sono, che sono mente e cuore. Orme d'un alfabeto sono i miei graffiti. Le folle inconsistenti sono l'attimo che muore. Memorie transitorie che aumentano di spessore e si fanno nostra storia. Nel gioco delle parti io qui porgo una rosa e pennello all'improvviso sul foglio che mi attira l'affresco della vita. Grazie a voi.
grazie di questa bella giornata, buon rientro e al prossimo anno. Grazie mille. Volevo semplicemente ringraziare tutti i docenti che ogni volta si attivano per fare ogni cosa, in particolare il professor Colalongo, il professor Di Marco e il professor Arcinese per essere sempre presente in ogni evento musicale. Un ringraziamento speciale ai nostri collaboratori che veramente si danno da fare ogni volta che abbiamo delle attività e a tutti gli altri colleghi che ogni giorno sono sempre presenti. Grazie a tutti.